Questo è David Icke, professione guru. Il compito del guru è svegliare la gente. Ma come si diventa un guru? No, purtroppo guru si nasce, non si diventa. Bisogna essere contattati, assunti, diciamo, da entità superterrene che, se sei fortunato, ti assegnano questo lavoro di svegliatore delle masse. Ecco, David, prima di sentire le voci dell'assunzione, era un semplice calciatore, diciamo, un portiere per la precisione. Ecco, immaginiamo se la stessa cosa fosse accaduta a un calciatore famoso italiano, mettiamo Gattuso per dire, no? Ecco, vediamo, diciamo, il percorso spirituale, così, perché non è che si diventa subito, insomma, guru, cioè ci vuole un po' di tempo, no? Ecco, immaginiamoci la stessa cosa fosse accaduta a Gattuso. Vediamo un po' come sarebbe andata. Tutto ebbe inizio il 15 febbraio del 2011 a Tottenham, quando Gattuso diede una testata all'allenatore Jordan. Tutto ad un tratto Gattuso cominciò a sentire voci e, appena lo disse alle persone intorno a lui, tutti lo presero in giro. Poi andò dall'oracolo, che lo aiutò a, così, insomma, bene, interpretare meglio queste voci che sentiva. Sentiamo come andò. Allora, Gennaro, ti farò un po' di domande per capire, insomma, se sei un guru. Dimmi un po', di solito i guru sentono delle voci, tu hai avuto qualche esperienza del genere? Sì, anche a me è successo, anzi, io la Madonna l'ho vista tantissime volte. Questo è successo prima o dopo la testata? Non ne sono certo di questo. Descrivi cosa hai sentito fisicamente, diciamo. Non ho capito. Che ne so, tutto ad un tratto, non lo so, mentre giocavi a pallone, vedevi quanto era stupido, così, come un coglione, tirare calcio a questo pallone in mutande, milioni di persone che ti vedono, a distrarle inutilmente con questo gioco inutile. Non lo so, mi capisci? Rispiego, perché mai... Oh, cavolo! Non rispiego. Cosa ne pensi dei media, per dire, no? Della televisione, di questo mezzo per rincoglionire la gente, no? Devo dire io. Pensi che quando mi vedo anche in televisione, certe volte cambio, perché mi dà fastidio vedere anche la mia faccia, no? Questo è un buon segno. Questa la dice lunga. Quindi diciamo che ti stavi cominciando a vergognare di quello che stavi facendo, diciamo, no? Chi ruba si deve vergognare? Vabbè, lasciamo perdere, ti sto dando fastidio con queste domande. A casa mia si dice che certe volte il cane che dorme bisogna lasciarlo dormire, no? Vediamo cosa ne pensi dei problemi del mondo. Che si può fare? Dimmelo tutto, sei l'aspirante guru. Sei un uomo di valori, dimmi cosa ne pensi dei valori. Ho sempre lottato, credo fortemente, perché il giorno che non ho più voglia di lottare, me ne sto a casa con i miei figli, con i miei cani. Pau, dimmi quali sono le tue paure. Non mi preoccupa niente a me solo la morte mi preoccupa, basta. Ok, basta. Questi erano gli inizi del percorso spirituale di Gattuso. Con il tempo diventò sempre più saggio e anche la sua voce cambiò un pochino. Tu forse non sei coinvolto in caso di mala giustizia. Ecco, Gennaro, dimmi, secondo te perché ci sono le ingiustizie? Ed è per questo che io mi irrito. Peggio di come siamo messi ora, ci devono ammazzare. Sai per caso cos'è il nuovo ordine mondiale? Per i sommi capi, sì. Per i sommi capi, sì, hai detto. Se non sbaglio, hai detto che Trump è la soluzione, giusto? No, dove mi devo rivolgere? Se non a Trump, a chi mi devo rivolgere? Ma se sai del nuovo ordine mondiale, dovresti capire che Trump è un pupazzo. Ecco, dimmi un po' cosa ne sai del nuovo ordine mondiale. Per quanto riguarda il nuovo ordine mondiale già ce l'abbiamo avuto nel 2012. Senti, Gennaro, ma per caso queste voci non ti dicono che non bisogna fidarsi dell'uomo, ma del Dio? Con il Papa Francesco. Ma cosa c'entra il Papa? Pure a livello spirituale, se vuoi, ti posso insegnare qualche cosa con tutto ciò che tu ti senti tanto esperto di Dio. Perché Dio sa cosa ti dice, che lui, Dio, non vuole essere pregato. Ma non so in quale rivista hai letto questa cosa, però. Dobbiamo pregare, che dobbiamo? Ma di sicuro non votare, perché è una trappola. Fatti concreti e pratici. Allora, in pratica, Gattuso, tu dovresti dare un'altra testata a qualcuno. Non lo so, vai per strada, dai una testata a qualcuno e può darsi che... Mi dispiace, non c'è tempo da perdere, ma guarda che potrebbe funzionare, dai una botta alla capoccia. Basta.